Il Manfredonia Calcio scende in campo, tra i pali vi è Pipoli, numero 2 Monaco, numero 3 Simone, 4 Laboragine, 5 Sementino, 6 Ola, 7 Trotta, 8 Cicerelli, 9 Pelosi, 10 Grumo, 11 Mastro Pasqua, con numero 12 Principe, 13 Granatiero, 14 Rubino, 15 Tristano, 16 Lupoli, 17 Roberto, 18 Lauriola, 19 Santoro, 20 Stoppiello. Allenatore del Socce Modugno, il Sicon Licola Bianchiofiore, mentre per il Manfredonia Calcio 1932 mister Luigi Agnelli. Ecco le squadre che stanno raggiungendo il centro del terreno di gioco, il cerchio del terreno di gioco, per dare inizio alle velleità. Si stanno schierando al centro del terreno di gioco, vi è Lucia Melcarne, fotografo ufficiale della Manfredonia Calcio 1932, che immortala questi momenti che fanno poi la storia del Manfredonia Calcio 1932, una storia lunghissima, ben 87 anni di storia, e quest'anno siamo piombati nell'inferno della prima categoria, dalla quale si spera ovviamente di uscire quanto prima per raggiungere le categorie che competono ad una città qual è quella di Manfredonia, che ha un passato calcistico davvero glorioso. Se consideriamo il nostro professionismo, ben 5 anni nei professionisti, 2 di C1 e 3 di C2, ma avevamo giocato nei professionisti anche nel post guerra, e poi tanti campionati dilettantistici di Serie D, più di 20, e quest'anno purtroppo la ripartenza ex novo dal campionato regionale di prima categoria, dal quale si spera si possa quanto prima andar via per raggiungere le categorie che competono al Manfredonia Calcio 1932. Vedete le squadre schierate adesso all'interno del terreno di gioco. Il Manfredonia Calcio giocherà con la maglia bianco-celeste, mentre il Socce Modugno maglia gialla e pantaloncini neri, ha gli stessi colori sociali del Manfredonia Calcio, però ovviamente per una questione anche di ospitalità è la società ospitante che ha cambiato la maglia per consentire al Manfredonia Calcio 1932 di poter indossare la propria maglia ufficiale, ossia la prima maglia. Ci sarà un minuto di raccoglimento. Ecco, c'è stato un minuto di raccoglimento, non conosciamo il motivo, ci sfugge il motivo, nessuno mi ha saputo suggerire. È una partita difficile, così come sottolineata da qualche tifoso del Manfredonia Calcio. Partiti in questo. Ha tentato la sortita in attacco, come avete visto, Drago è caduto in area di rigore, ma il direttore di gara ha ravvisato un calcio di punizione per fallo commesso da Drago nei confronti di Daniel Ola.
sentite in sottofondo i cori dei supporters del Manfredonia Calcio che incoraggiano la squadra ovviamente ad avere un atteggiamento tattico sagace, utile ad ottenere una vittoria che ci consentirebbe di mantenere aperta la speranza, eventualmente in caso di risultato negativo da parte dello Slide, di superarli in classifica. È una partita importantissima questa, direi cruciale per il proseguo della stagione del Manfredonia Calcio 1932. È evidente che se dovessimo vincere lo Slide dovrebbe affrontare il Canosa e avrebbe un unico risultato, quello di battere il Canosa, il che non è affatto semplice, giocare con una pressione psicologica di conoscere già il risultato di una diretta antagonista alla vittoria del campionato qual è il Manfredonia Calcio 1932. Battuto il calcio di punizione in questo momento da Pipoli, in avanti a cercare Pelosi, ma vi è il è ancora il Manfredonia con la voragine di testa, ma vi è il numero 10 Belcore che tenta la sortita in avanti, ma il pallone è recuperato da lancio in avanti a cercare Pasquale Trotta, pallonetto di Pasquale Trotta, ma vi è il numero 5 Spina che respinge il pallone al fuori dell'area di rigore, ancora la voragine, recupera il pallone, cerca un invito per Grumo, pallone al centro dell'area di rigore, si era inserito Pelosi, aveva tentato la sortita a rete ma è stato commesso fallo sul numero 3 Piccolino del Socer Modugno, fallo rilevato dal direttore di gara. Battuto in questo momento il calcio di punizione da parte di Scianni Manico a cercare il numero 11 Cocirai, ma il pallone è terminato oltre la linea laterale. Vi è Monaco, battuto in questo momento, la rimessa in indietro per Sementino, avanza Sementino, lancio verso Ciccerelli ma è errato il controllo del pallone, recupera, rimette il pallone in rimessa laterale in favore del Socer Modugno. Battuta la rimessa laterale, avanza Faggetti, ha cercato il suggerimento per Drago per De Cristofaro. Bisogna veramente stare attenti a Drago e De Cristofaro, il 7 e il 9 del Socer Modugno, dialogano benissimo questi due attaccanti, sono certamente i calciatori più rappresentativi di questa squadra. Adesso è Grumo che pressa il numero 3 Piccolino, commette allo stesso tempo fallo già rilevato dal direttore di gara. Ancora dalle retrovie che manovra il pallone il Modugno col numero 4 Foggetti, che lancia un pallone in avanti a cercare il numero 9 De Cristofaro, lascia proseguire il gioco il direttore di gara, concede un vantaggio, aveva subito un fallo, ancora un pallone verso Drago, il numero 7 sulla sinistra del terreno di gioco, Drago scambia col numero 8 Vilella. Vilella appoggia sul numero 4 Foggetti, ancora scambio, ma recupera il pallone Ciccerelli, lo dà Mastropasqua, Mastropasqua per Trotta, ancora forcing del Manfredonia che ha subito adesso Trotta, fallo al centro del terreno di gioco da parte del numero 8 Vilella. È partito in avanti il Socer Modugno con i suoi calciatori più rappresentativi, gioca con un 4-3-3 con l'inserimento dei centrocampisti temibili, ma davanti hanno due calciatori che sono in grado di far male, lo dicevo, De Cristofaro e lo stesso Drago. Simone
pronto a battere la rimessa laterale dalla parte opposta del terreno di gioco, attende soltanto il fischio da parte del direttore di gara, il signor De Fazio della sezione di Barletta. Pallone indietro per Ola, che scambia con Sementino. La voragine. Trotta. Serie di finte di Trotta. Guadagna metri e riesce a guadagnare. No. Il pallone era uscito dalla linea perimetrale. Non sappiamo se vi è stata una deviazione da parte di Drago, vedremo chi batterà la rimessa laterale. Sì, vi era stata deviazione da parte di Drago, rimessa laterale assegnata al Manfredonia Calcio. Vi è sempre Trotta che appoggia un pallone su Pelusi, è stato colto in posizione di fuorigioco Mastropasqua all'interno dell'area di rigore. Giustamente il direttore di gara ha sanzionato il calcio di punizione indiretto, assegnandolo ovviamente in favore del Socer Modugno. Si è ripreso a giocare, si gioca sul numero 10 Belcore, che ha subito fallo da parte di Mastropasqua. Ancora fraseggio nella linea difensiva del Socer Modugno, passaggio filtrante al centro sul numero 11 Cocirai, che ha subito fallo da parte di Monaco. Vi è Foggetti che ha battuto il calcio di punizione dalla parte opposta del terreno di gioco, ma ci ha dato la possibilità di recuperare di testa con Trotta. Poi Mastropasqua, ancora il Modugno in possesso del pallone, lascia continuare il gioco l'arbitro, aveva subito un spin del numero 8 Vilella. Rimessa laterale in questo momento in favore del Socer Modugno. Piccolino del Modugno a battere questa rimessa laterale, terzino sinistro indietro per il numero 5 Spina. Spina allaga dall'altra parte del terreno di gioco in favore di Palermo, altro terzino destro, ma abbiamo recuperato il pallone, lo ancora il Modugno in possesso del pallone con il numero 8 Vilella. Pallone in avanti, ma è Monaco che batte il pallone in avanti, adesso è Cicciarelli ad aver subito fallo da parte del numero 8 Vilella. Contatto tra i due, sono entrambi a terra i due numeri 8 delle entrambe le formazioni, Cicciarelli e Vilella. Evidentemente sul fallo hanno entrambe battuto la testa, e quindi ingresso in campo dei sanitari per prestare chiaramente assistenza ai due calciatori. Duello tra i due nel punto nevralgico del terreno del gioco, ossia il centrocampo, vedremo chi avrà la meglio. I calciatori ovviamente sono usciti dal terreno di gioco, potranno rientrare soltanto con l'assenso del direttore di gara. Adesso si è ripreso a giocare Ola, passaggio verso Pasquale Trotta, Pasquale Trotta per Pelosi, ha subito il pressing del numero 2 Palermo. Pallone si riprende a giocare dalle retrovie, Monaco verso Grumo. Adesso è Sementino che allarga su Cicciarelli nella parte centrale del terreno di gioco, Cicciarelli per la voragine, cambio di gioco verso Pasquale Trotta, la parte
riusciamo a guadagnare un calcio d'angolo. Pasquale Totta aveva stoppato il pallone, quasi attaccato la linea di fondo, intendeva crossare, ma vi è stato Drago che ha deviato il pallone oltre la linea di fondo per questo calcio d'angolo, il primo in favore del Manfredonia Calcio 1932. Il solito lavoragine, si porta sull'arco d'angolo, pronto a battere il calcio d'angolo. Anche Ola, saltatore di testa, si è portato all'interno dell'area di rigore. Speriamo che sia proficuo questo calcio d'angolo. Il recupero del pallone da parte della retroguardia del Socere Modugno, ancora un passaggio in avanti, adesso è Drago che scavalca con un pallonetto, ma vi è il pieno recupero di Cicerelli, commette fallo Drago. Per nostra fortuna Cicerelli ha seguito Drago, che con un pallonetto aveva cercato di scavalcare Monaco, ma ci ha pensato Cicerelli a interporsi tra Drago ed il pallone, e quindi da Tergo ha subito fallo da Drago, ha segnato il calcio di punizione già battuto. Continua l'azione il Manfredonia, si gioca su Pasquale Trotta sulla parte sinistra del nostro fronte campo. Cicerelli, Mastro Pasqua, indietro per Ola, Simone, la voragine, inserimento di Simone che non riesce a crossare. Riparte l'azione da parte del Socer Modugno col suo numero 4 Foggetti, scambia con il numero 8 Vilella, pallone indietro per Scianni Manico, portiere di esperienza. Adesso il numero 5 Spina che gioca il pallone sul numero 6 Guercio, ancora Vilella che ha subito tuttavia fallo a centrocampo, ha segnato un calcio di punizione in favore del Socer Modugno. Tutto il calcio di punizione in questo momento, pallone indietro, ecco che vi è il recupero da parte di Laboragine e scambia su Simone, ancora Laboragine, scambio tra i due, avanza Simone lato panchine, un pallone al centro che non sortisce alcun effetto, vi è il recupero da parte della retroguardia del Socere Modugno, adesso col numero 11 Cocirai. Ha cercato De Cristofaro, ma il pallone è terminato oltre la linea laterale. Battuta la rimessa laterale da Monaco su Sementino. Ancora Sementino. Per Grumo, parte destra del terreno di gioco. Pallone indietro per Laboragine, playmaker del nostro centrocampo. Trotta, ha cercato Pelosi, ancora un pallone al centro dell'area di rigore su cui si avventa Grumo, ma vi è, spazza via la retroguardia del Socer Modugno. Adesso vi è Foggetti che non è riuscito a intercettare il pallone, finisce sui piedi di Laboragine, pallone lungo in avanti per Grumo che di testa spedisce il pallone oltre la linea di fondo. Buona la presenza dei calciatori dello SLAI qui alla Manfredonia, sono venuti qui ovviamente per assistere a questo incontro.
tra virgolette a gufare, si aspettano che il socio del Modugno possa battere il Manfredonia Calcio 1932, noi invece ci aspettiamo il contrario, in modo tale che loro dopo debbano giocare con pressione psicologica addosso, affrontando il Canosa Calcio, che è certamente una squadra temibile. Rimessa laterale per il Manfredonia, già battuta, Sementino che avanza, cerca sempre Pasquale Trotta sul lato sinistro del terreno di gioco. Pasquale Trotta ha subito fallo da parte del numero 10 Belcore. Guadagniamo un calcio di punizione dai 35 metri, tirerà certamente direttamente in porta la voragine, staremo a vedere se ci sarà l'applicazione di uno schema o il tiro verrà indirizzato direttamente nella rete avversaria. Prende in, attende soltanto il fischio, è in questo momento il fischio dell'arbitro, prende la rincorsa la voragine, tiro al centro dell'area di rigore, tiro di Pelosi, tiro di Pelosi a tu per tu con il portiere, ma è stato respinto da Scianimanico. Abbiamo avuto un'occasione per passare in vantaggio, bisognava semplicemente angolare il tiro e avremmo segnato il primo gol. 17esimo minuto del primo tempo, ancora 0-0 per il Manfredonia Calcio, ma ripeto, abbiamo avuto una buona occasione per passare in vantaggio con Pelosi, che ha tentato la conclusione a rete su calcio di punizione battuto dalla voragine sulla tre quarti. Ancora battuta una rimessa laterale su Grumo, cerca di girarsi Grumo ma subisce il pressing di due avversari, cambia gioco indietro per Ola, si riparte dalle retrovie, sempre Ola avanza di qualche metro e scambia con Simone, lato sinistro del terreno di gioco. Ancora una rimessa laterale in favore del Manfredonia Calcio, già battuta da Trotta verso Mastro Pasqua, un pallone, non riesce il cross ad imprimere l'effetto voluto e la palla termina oltre la linea di fondo. Si riprenderà con un calcio di rinvio per il Socer Modugno, già battuto dal Socer Modugno, che cerca di postare l'azione dai calciatori della linea difensiva. Ancora un pallone in avanti per Cocirai, ma vi è Monaco che è costretto a calciare il pallone oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo in favore del Socer Modugno. Bisogna stare molto attenti sulle palline attive, sui calci d'angolo, sui calci di punizione, dove il Manfredonia si è dimostrato. Adesso battuto il calcio d'angolo su De Cristofaro, non si sono intesi De Cristofaro e Drago ed il pallone è terminato oltre la linea laterale. Guadagniamo una rimessa laterale, è importante tirarci fuori dalla nostra metà campo e stringere alle corde il Socer Modugno. Abbiamo visto quando il Manfredonia attacca abbiamo gli spazi per poter arrivare a rete, dobbiamo velocizzare un po' l'azione e cercare quanto prima di passare in vantaggio e mettere sotto pressione il Socer Modugno. Dobbiamo giocare in velocità con delle verticalizzazioni. Adesso Cicerelli che recupera il pallone per la voragine, ancora Cicerelli, avanza Cicerelli, scambia con Trotta, ha subito fallo Trotta dal numero 4 Foggetti, conseguenziale il provvedimento disciplinare di ammonizione per aver lo stesso commesso un fallo di gioco passibile di ammonizione, poiché lo stesso Foggetti ha interrotto un'azione efficace da parte del Manfredonia Calcio
ove mai non fosse stato commesso il fallo, Pasquale Trotta sarebbe subentrato all'interno dell'area di rigore, quindi avrebbe certamente creato una situazione di pericolosità per il Socer Modugno. Soffriamo di un calcio di punizione importante, lateralmente sì, ma con quasi 7 undicesimi della formazione del Manfredonia schierata all'interno dell'area di rigore, sono rimasti indietro Cicerelli, il numero 3 Simone e il numero 2 Monaco, tutto il resto all'interno dell'area di rigore. Batte in questo momento direttamente in piedi di pugni Scianni Manico, ancora di testa Monaco, ha tentato la girata Mastro Pasqua all'interno dell'area di rigore, ha cercato di sorprendere Scianni Manico, ma il pallone è terminato fuori. Ancora Sementino sul pallone, indietro per Pipoli, ma vi è il pressing di De Cristofaro. Pipoli per Laboragine, scambio con Mastro Pasqua, ancora Laboragine, avanza Laboragine, scambio con Pasquale Trotta che subisce il pressing del numero 10 Belcore, ma che commette contestualmente fallo. Ha fischiato il direttore di gara, il signor De Fazio della sezione di Barletta. Vi è sempre Laboragine a battere questo calcio di punizione lungo all'interno dell'area di rigore. E speriamo ovviamente che possa essere proficuo anche sulla ribattuta. Vi è Ola che cerca la traiettoria del pallone ma non la trova. Ancora di testa in avanti Simone su Grumo. Si è lasciato intercettare il pallone Grumo, adesso riparte il Modugno col sempre De Cristofaro in possesso del pallone, ripiega indietro per il numero 3 Piccolino, Piccolino che subisce il pressing di Mastro Pasqua, adesso ha subito fallo da parte di Grumo, il numero 3 Piccolino, il direttore di gara era a due passi e passa ineccepibile la decisione del direttore di gara. Battuto in questo momento il calcio di punizione imposta dalle retrovie anche il Socer Modugno, adesso un pallone in avanti a cercare De Cristofaro, ma vi è Ola che di testa respinge il pallone, ancora Foggetti che gioca il pallone ma ci consegnano un pallone, Pasquale Trotta che avanza, è solo sul lato sinistro del terreno di gioco, subisce ancora il pressing del numero 10 Belcore, precedentemente ammonito. Manca il pallone, è uscito oltre la cancellata, adesso è la panchina locale che mette a disposizione del Manfredonia Calcio il pallone, vi è Simone a battere questa rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, gioco nello stretto tra Pasquale Trotta, Mastro Pasqua e Simone, anche l'arbitro ci si mette per lo mezzo, tiro di Laboragine a voler imbeccare Grumo ma non è riuscito ad intercettare Grumo, il passaggio in realtà non molto preciso da parte di Laboragine. Ancora il pallone è terminato fuori del terreno di gioco, è stato recuperato in questo momento, mancano i raccattapalle, battuta la rimessa laterale da parte del Socer Modugno, guadagniamo una rimessa laterale, vi è Daniele Monaco a batterla sulla tre quarti. Battuta la rimessa laterale, vi è Laboragine che scambia con Sementino. Sementino dall'altra parte del terreno di gioco a cercare Pasquale Trotta, stop di testa Pasquale Trotta all'interno dell'area di rigore ma non vi è nessuno che possa recuperare il pallone, infatti vi è Foggetti che
allontana il pallone, ancora Sementino, pare abbia subito fallo, lascia proseguire il gioco il direttore di gara, vi è Trotta che ha commesso fallo, adesso riparte in contropiede il Socer Modugno, vi è De Cristoforo che lotta sul pallone ma vi arriva Monaco e lascia sfilare il pallone in rimessa laterale. Con gran velocità Monaco ha recuperato su De Cristoforo che nulla ha potuto contro la velocità di Monaco. Adesso è il Manfredonia che manovra dalla parte sinistra del terreno di gioco con Pasquale Trotta, lancia in avanti verso Pelosi ma è stata rilevata la posizione di fuorigioco da parte del nostro attaccante. Adesso il Modugno che cerca di manovrare il pallone con un lancio lungo a cercare il solito De Cristoforo ma il pallone è terminato in rimessa laterale. È un Modugno che sino a questo momento ha pensato più a difendersi che ad attaccare, le azioni d'attacco chiaramente sono azioni di contropiede giocate con le solite sortite su Drago e De Cristoforo. È il numero 11 Cocirai, gioca di rimessa il Modugno, peraltro è forse l'unico modo per sorprendere il Manfredonia Calcio 1932 che è dotato chiaramente di valori tecnici differenti rispetto al Socer Modugno. Adesso ancora un lancio in avanti a cercare Cocirai, dietro Monaco per Grumo, scambio ancora tra i due, ancora Grumo sul lungo linea, scambia dall'altra parte con Pasquale Trotta. Pasquale Trotta punta l'avversario e ha tentato la sortita a rete, non è riuscito ad imprimere l'effetto voluto, voleva sorprendere il portiere Scianimanico ma il pallone è andato abbondantemente al lato del portiere. Calcio di rinvio in favore del Socer Modugno. Si riprende a giocare, adesso è Grumo che sul tentativo di passaggio di Piccolino ha intercettato il pallone e lo ha spedito in rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale da parte del Socer Modugno. Lascia proseguire il gioco il direttore di gara, aveva chiesto l'assegnazione del calcio di punizione numero 11 Cocirai, calcio di punizione che a mio avviso non era configurabile. Adesso è nello stretto, si gioca ancora la voragine, recupera il pallone, lo passa a Cicerelli per Grumo, partita estremamente corretta sino a questo momento. Ha cercato l'assegnazione della rimessa laterale Cicerelli, rivendicando una deviazione da parte del numero 18 Corallo, ma in realtà il direttore di gara ha propenso per l'assegnazione della rimessa laterale in favore del Socer Modugno. Battuta in questo momento la rimessa laterale, fallo commesso da Monaco nei confronti del numero 11 Cocirai. Pallone al centro dell'area di rigore, esce Pipoli, aveva comunque intercettato il pallone con le mani, poi ha subito fallo, prontamente rilevato dal direttore di gara che ordina la ripetizione del calcio di punizione poiché vi erano dei calciatori all'interno dell'area di rigore. E quindi il regolamento prevede che i calciatori debbano essere fuori dall'area di rigore.
pallone lungo in avanti verso Pelosi, con la punta del piede cerca di intercettare il pallone, non vi riesce, recupera il pallone la retroguardia del Socer Modugno, col solito Foggetti che lancia un pallone in avanti che finisce tra i piedi di Pipoli per Sementino. Siamo giunti al 30° minuto del primo tempo, ancora fermi sul 0-0 Socer Modugno e Manfredonia Calcio 1932. Adesso è Grumo in Francesco per Cicerelli. Mastro Pasqua ha tentato il passaggio filtrante all'interno dell'area di rigore, ma ancora Ola, ribattuto dal Socer Modugno. Ola viene trattenuto per un braccio dal numero 8 Vilella. A due passi il direttore di gara segna il calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio. Bel duello quello che Ola oggi ha intrapreso non soltanto con Vilella ma anche con Drago e De Cristofaro. Ancora Ola di petto, stoppa il pallone, tenta la sortita a rete dalla distanza, un pallone spiovente che si è abbassato però oltre la traversa, ha visto il portiere evidentemente un metro fuori dai pali e ha tentato direttamente la conclusione a rete, sarebbe stato evidentemente un euro gol ove mai la palla si fosse insaccata in rete. Si riprende a giocare ancora Mastro Pasqua verso Trotta, adesso è Drago che appoggia indietro il pallone verso il numero 8 Vilella, ancora Drago, passaggio in avanti verso Cocirai, il numero 11 protegge il pallone, Cocirai lo dà indietro al numero 10 Belcore, per il numero 4 Foggetti, ancora un pallone a centro di testa De Cristofaro, un pallone in nuoco che finisce tra le mani del nostro estremo difensore Pipoli. Adesso è sempre Mastro Pasqua che di prima ha cercato di beccare Pelosi, è una partita tatticamente difficile perché il Manfredonia che cerca di attaccare la profondità ma il Modugno si difende bene e poi tenta la sortita in contropiede e dobbiamo chiaramente stare attenti ai contropiedi dei giocatori più rappresentativi di questa squadra, tra cui Drago che in questo momento sta giocando il pallone, lo dà indietro al numero 18 Corallo ha cercato Cocirai, ancora il Socer Modugno che gioca il pallone col suo numero 6 Guercio, Drago in avanti per Corallo, cross al centro dell'area di rigore, respinta di Monaco, aveva tentato l'aggancio Cocirai, non vi è riuscito. Adesso è la Manfredonia che recupera il pallone, riparte dalle retrovie nell'impostazione dell'azione. Sementino per Cicerelli, passaggio in verticale verso la voragine, ha commesso fallo, Pasquale Trotta aveva tentato di controllare il pallone con un colpo di tacco ma in realtà ha commesso fallo nei confronti del numero 2 Palermo.
Adesso uscirà dal terreno di gioco il numero 2 Palermo, che aveva subito fallo da parte di Pasquale Trotta, per attendere poi l'autorizzazione dell'arbitro a rientrare sul terreno di gioco. Un fallo non voluto da parte del nostro attaccante Pasquale Trotta, peraltro capocannoniere del girone A della prima categoria con 33 reti all'attivo. Nessuno aveva fatto meglio di lui in questa stagione. E il numero 5 spina un pallone lungo in avanti a cercare Drago, che ma il pallone termina tra le braccia di Pipoli. Aveva protetto bene Simone dalla parte sinistra del terreno di gioco, adesso avanza lo stesso Simone, scambia con la Boragine, ancora Pelosi, la Boragine perde il pallone, la Boragine, vi è il numero 10 Belcore che ha subito fallo da Pelosi. Calcio di punizione per il Modugno, già battuto al numero 4 Foggetti. Ancora Drago, Vilella, Piccolino, Drago per Cocirai, lascia sfilare il pallone, lo recupera. Un passaggio sbagliato da parte di Sementino, quasi a fornire un assist al numero 18 Corallo. Adesso il Manfredone che sta attaccando la profondità con Francesco Grumo, ha tentato la sortita a rete Grumo, direttamente il pallone mi è andato alto sulla traversa, vi era Pelosi che si era smarcato, poteva ricevere da Grumo e avremmo potuto realizzare un'azione di gioco d'attacco più pericolosa rispetto a quella che poi si è concretizzata con il tiro solitario in porta da parte di Francesco. Ancora il Manfredonia Calcio con Pasquale Trotta, ha cercato la Boragine ma si è lasciato intercettare il pallone al numero 4 Foggetti, passaggio indietro per il numero 2 Palermo. Al centro della difesa Spina che ha cercato Corallo, ha commesso fallo Mastro Pasqua su Corallo, lo ha placato. Ancora Foggetti sul pallone a battere questo calcio di punizione. Battuto il calcio di punizione in avanti di petto, ancora il Manfredonia spazza via il pallone dall'area di rigore con Ola. Ancora il Manfredonia che con la Boragine aveva allargato il pallone sulla parte sinistra del terreno di gioco a cercare Trotta, che era ancora in ritardo rispetto all'evoluzione dell'azione di gioco. Adesso è Grumo che stoppa il pallone ma non riesce a controllarlo e il pallone termina in rimessa laterale del Socer Modugno. Battuta la rimessa laterale, adesso è Ciccarelli che recupera il pallone, avanza Ciccarelli, viene tenuto per la maglia dal numero 2 Palermo, ma l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Adesso è un tiro cross di Ciccarelli all'interno di rigore a cercare anche Pelosi, si era fermato Ciccarelli ma la trattenuta della maglietta era stata repentina e l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Adesso è sempre Mastro Pasqua, indietro il pallone per Ola, subisce il pressing di Drago, scambio su Sementino subisce il pressing di Drago, bisogna velocizzare un attimo la manovra di gioco, ci stanno pressando gli attaccanti del Socer Modugno, ancora pressing da parte del numero 11 Cocirai, lancio sempre a cercare Pasquale Trotta sulla parte sinistra del terreno di gioco, stop di Pasquale Trotta a cercare la sovrapposizione di Simone che avviene in questo momento. Simone al centro dell'area di rigore, aveva tentato la conclusione Grumo ma vi è stata deviazione, calcio d'angolo per il Manfredonia
quando siamo arrivati al 40° minuto del primo tempo. Ancora il risultato fermo sullo 0-0 tra le due squadre. Ancora un calcio d'angolo per il Manfrotini Calcio, se non erro il secondo o il terzo, non li ho appuntati. Adesso è fermo all'interno dell'area di rigore, se non erro Grumo, anzi no, Mastropasco, il numero 11, si è già alzato, nulla di preoccupante. Attendiamo che venga battuto il calcio d'angolo, tutti i colpitori di testa sono all'interno dell'area di rigore del Socer Modugno. Ci vorrebbe certamente un gol per tornare negli spogliatoi, fra qualche minuto in vantaggio sul Socer Modugno. Battuto il calcio d'angolo, di testa ha tentato Sementino ma non è riuscito ad imprimere la giusta direzione al pallone che è terminato oltre la linea di fondo. Si riprende a giocare dalle retrovie, passaggio in avanti sul numero 11 Cocirai che si è spostato sulla parte destra del terreno di gioco, ancora il Modugno a cercare il numero 11, sempre Cocirai per De Cristofaro, tiro di De Cristofaro che finisce oltre la linea di fondo. Ha tentato la conclusione a rete De Cristofaro sul secondo palo della porta difesa da Pipoli, un tiro che non sortisce alcun effetto. Ancora Sementino, si riparte dalle retrovie, molto larghi i centrali difensivi del Manfrotini Calcio ma non si giochicchia più indietro, si cerca di scavalcare il centrocampo, anche perché il Modugno non è una squadra che ci consente di, che non consente ai centrali difensivi di dialogare tra di loro perché vanno subito in pressing e quindi si cerca di scavalcare il centrocampo. Ancora di testa Ola, pallone che sfila oltre la linea laterale, rimessa laterale per il Modugno, vi è Palermo che è andato a recuperare il pallone sulla pista di atletica, già battuto la rimessa laterale per Foggetti, si lotta a centrocampo e adesso è la voragine che ha tentato di imbeccare Grumo che era passo tuttavia in posizione regolare almeno 2 metri di fuorigioco, preciso l'intervento del direttore di gara che sino ad ora si può dire ha arbitrato una buona la prestazione del direttore di gara sino a questo momento, non ci sono stati svarioni di alcun tipo. Ancora il Modugno ma subisce il pressing e il recupero da parte di Pelosi, adesso vi è Grumo che lascia sfilare questo pallone ma sul pressing del numero 3 Piccolino, continua il pressing di Grumo, adesso è Ola che gioca il pallone su Simone verso Pasquale Trotta, adesso il Modugno che imbastisce a centrocampo ma non vi è stata intesa col numero 3 Piccolino, è sbagliato il passaggio, guadagniamo una rimessa laterale già battuta da Monaco indietro per Sementino, manca davvero una manciata di secondi al termine dei primi 45, in questo momento è scaduto il 45esimo. Lascia giocare il direttore di gara, il pallone è ancora all'interno del terreno di gioco,
ha commesso fallo Drago su Mastro Pasqua. Usufruiamo del nostro di un ultimo calcio di punizione, poi credo che il direttore di gara decreterà la fine di questa prima frazione di gioco, quando le squadre sono ancora ferme sul risultato di 0-0. Una partita piuttosto equilibrata sino a questo momento, abbiamo avuto delle occasioni ma non certamente limpide, non abbiamo impensierito più di tanto l'estremo difensore Sciani Manico, e lo stesso è accaduto dall'altra parte. Batte in questo momento la voragine all'interno dell'area di rigore, di tacco ha tentato il preziosismo Ola, ma il pallone è sfilato oltre la linea di fondo. Credo che saranno 2 minuti di recupero a causa delle assistenze mediche che si sono verificate nel corso della prima frazione di gioco. Ricordiamolo a chi ci ascolta che si recupera 1 minuto per ogni assistenza medica. Ve ne sono stati almeno 2, pertanto 2 saranno i minuti di recupero. Di testa Mastro Pasqua, rimessa laterale in favore del Socer Modugno. Manca davvero poco al fischio da parte del direttore di gara a sancire la fine del primo tempo. Ancora lascia proseguire il gioco il direttore di gara, tenta il tiro a rete il numero 8 Vilella, ma il pallone finisce tra le mani di Pipoli. Ancora la voragine, Mastro Pasqua indietro per Simone, per Ola, Sementino, Sementino avanza a cercare lancio, a cercare Trotta di testa, pallone finisce in rimessa laterale in favore del Manfredonia Calcio. Battuta la rimessa laterale, la voragine che tira a rete, ma è un tiro innocuo che termina al lato della porta, difesa dal numero 1 Sciani Manico del Socer Modugno, che adesso sta addirittura recuperando il pallone. Attende soltanto il fischio con cui l'arbitro decreterà la fine del primo tempo di gioco. Siamo al terzo minuto di recupero. Battuto il calcio di rinvio, calcio di punizione per il Socer Modugno. Pallone al centro dell'area di rigore per De Cristoforo, ma vi è Sementino che riesce ad arpionare questo pallone, lo spedisce in rimessa laterale. Azione pericolosa da parte del Socer Modugno con il temibile De Cristofaro. Ancora un pallone al centro, ma vi è la respinta di Mastro Pasqua in avanti. Ancora un pallone lungo, ma vi è il rinvio da parte di Sementino verso Trotta. Adesso è Pelosi che pressa il numero 2 Palermo. Adesso ancora il Manfredonia che gioca il pallone. Calcio di punizione per il Manfredonia Calcio. Ha battuto immediatamente la voragine, ma il pallone era in movimento e il direttore di gara ha decretato la ripetizione di questo calcio di punizione. Sarà evidentemente l'ultima azione, poi chiaramente l'arbitro fischierà la fine di questa prima frazione di gioco. Lo sto dicendo da tempo, infatti arriva in questo momento il fischio con cui l'arbitro decreta il termine del primo tempo di gioco. Dopo 4 minuti di recupero, le squadre ferme sul risultato di 0-0. A coloro che ci hanno seguiti in questa diretta streaming su Manfredonia TV, ci risentiamo fra 10 minuti per la ripresa delle ostilità tra Socer Modugno e Manfredonia Calcio 1932.